Nel giro del centrodestra la priorità in quegli anni era la caduta del governo Prodi con ogni mezzo. Si chiamava Operazione Libertà. A descriverla è proprio Sergio De Gregorio, eletto al Senato con l'Italia dei Valori di Di Pietro e poi passato armi e bagagli al servizio di Berlusconi. Un servizio che all'ex premier sarebbe costato 3 milioni di euro. Uno pagato come contributo all'Associazione Italiani nel Mondo, dello stesso De Gregorio. Due versati al nero in tranche da 200.000 euro. Sergio De Gregorio non ha problemi ad ammettere tutto davanti ai PM napoletani. Negli interrogatori riportati nella richiesta alla Camera dei Deputati per la perquisizione di una cassetta di sicurezza di Berlusconi, in cui potrebbero esserci tracce dei pagamenti, De Gregorio è chiaro. La sua missione era quella di operare un sabotaggio che avrebbe indebolito il governo Prodi dall'interno. De Gregorio colloca l'accordo con Berlusconi nel novembre del 2006, quando venne eletto alla presidenza della Commissione Difesa per il centro-sinistra. In quei giorni il governo era debole, per farlo cadere era necessario aspettare il momento giusto. E così De Gregorio, pur essendosi accordato col Cavaliere, non fece capire ancora le sue intenzioni. Mantenni una posizione ambigua, racconta ai magistrati, fino a quando non mi dichiarai in aula con i primi voti contrari al governo. Insomma, per sua stessa ammissione, De Gregorio era al servizio di Berlusconi. A pagare era Walter Lavitola, era lui che consegnava i soldi da parte dell'ex premier. Lavitola e De Gregorio si conoscevano da tempo e fu proprio il faccendiere coinvolto nello scandalo delle escort ad avvicinare De Gregorio. Dal racconto fatto ai PM emergono anche aspetti inconsueti, come quello di un Lavitola che fa la voce grossa alla presenza dell'ex premier, tanto che lo stesso De Gregorio racconta: io Lavitola l'ho visto spesso dare sulla voce a Berlusconi, so, continua, che in qualche modo aveva guadagnato la sua fiducia.